Francesco Soranno. Siamo del Deus Machina di Flegrea Foto. Francesco, sappiamo che due rette collocate all'infinito non si incontrano mai. Come sei riuscita ad incontrarti con queste anime, questa sensibilità, queste persone di altri tempi? Perché spesso dimentichiamo che la cosa più bella che possediamo è la capacità di giocare. E quindi bisogna, secondo me, giocare anche con il tempo. Il tempo presente che si sovrappone al passato e viceversa. Se avessimo questa leggerezza sempre, saremmo, credo, tutti un po' più felici. Adesso l'arcano. Come nasce questo progetto, l'idea? L'idea è nata casualmente quando abbiamo avuto l'opportunità di visitare i vecchi uffici dell'anagrafe del Comune di Napoli, in Piazza d'Arco, dove lì il tempo si è veramente fermato a 40 anni fa. Per cui abbiamo pensato che la migliore cosa era raccontare una storia che avesse come tema il tempo. E quindi abbiamo scelto una modella, una pochetta, che rappresenta pienamente il tempo. E si è divertita a giocare con noi. Napoli, Piazza Dante, periodo non identificato e non identificabile. Ci troviamo all'ufficio anagrafe, c'è allo sportello un signore senza età, molto gentile. A lui vanno richieste determinate cose. Allora, questo impiegato comunale che praticamente si racconta che in questo luogo, che ormai non ha più tempo, che ha perso il tempo, che è affatiscente, abbandonato, nonostante non ci sia più tempo, custodisce le vite, in un certo senso, tra virgolette, di alcune persone che sono passate lì, perché anagrafe ancora ci sono, in questa anagrafe ancora ci sono documenti vecchi, che ora sono stati poi passati in digitale, eccetera. Arriva questa signora, che noi vediamo insomma arrivare palesemente o meno con un vestiario di altri tempi rispetto al ragazzo che è comunque di altri tempi, e sembra che i due possano interloquire, che lei chieda a lui delle cose, più gentilmente la risponda, perde anche del tempo con lei, e alla fine invece scopriamo che sono semplicemente due anime, due periodi diversi, che sono passate di lì, ma non si incontrano realmente né nella vita né nella morte. Come nasce l'idea di questo progetto? Io e Francesco Soranno ci siamo incontrati per motivi, diciamo, di fotografia, e siccome io lavoravo in questo periodo, io mi occupo di cinema, di costumi, di casting, eccetera, ero in questo posto a girare un film e mi è sembrato molto interessante. Ho invitato Francesco a vedermi e ci è venuta questa idea semplicemente. Allora, due rette prolungate all'infinito non si incontrano mai, un po' come queste due anime, giusto? Sì. Però tu sei riuscita ad incontrare l'anima di questa signora per la tua spiccata sensibilità? Ma magari sì, sicuramente sono riuscita a capire la sua anima, spero che dalle foto si veda che sono riuscita a capire la sua anima gentile e molto gentile, e anche dell'impiegato comunale. Spiegaci un po' i tuoi scatti. Allora, no, i miei scatti sono semplici, vediamo in pratica che la signora entra in questo posto e sembra che lo stia osservando, che lo stia guardando un po' anche spaesata e spiazzata, invece in realtà lei ormai fa parte di quel luogo, quasi si può pensare sia che sia incuriosita, ma che ormai sia proprio del luogo. E quindi piano piano poi si incontra con questo ragazzo, però non si, in realtà se vedi non si incontrano mai con lo sguardo, cioè lei guarda da un lato più dall'altro, anche se sembrano accanto, però poi scopri, se guardi attentamente, che sono solo accanto, ma non c'è corrispondenza tra i loro sguardi e i loro intenti, fino a capire che alla fine la signora si smaterializza qui, per esempio lei viene proiettata in questo specchio, questa è la fotografia, diciamo, che si capisce, clou, in cui lui e lei sono lì, ma non si incontrano, fino a che lei poi non si smaterializza diventando quasi parte di questo posto, quindi un fantasma che rientra quasi nei muri, no? Che fa parte del posto. E questa è la storia. E con noi Ughetta. Ughetta, l'attrice, l'interprete per antonomasia di una storia bellissima. Ughetta è una donna senza tempo. Il tempo è quasi un sogno, come è passato. Comunque, ci sono periodi belli, periodi splendidi, periodi tristi, molto, ma sempre con la gioia di vivere e di avere una bella vita, perché interiormente sia una bella vita, non è fatta da altri o
o da eventi, bisogna saperla vivere, saperla guardare. È il famoso bicchiere mezzo pieno. Ugetta, come ti sei trovata, come ti sei immedesimata in queste foto, in questi scatti che ha fatto Francesco, che ha fatto Lucia? Ti sei emozionata? Ma certamente è un'emozione, perché uno si vede, attraverso le fotografie si vede il tempo che è passato, però nell'insieme è veramente un'avventura, una qualche cosa che ti capita così, e uno non solo ringraziare il Padre Eterno di poterla vivere, di poterla godere. Un augurio che tu vuoi fare ai giovani, anche ai giovani fotografi che si affacciano e sono alle prime armi in questo mestiere? È quello di guardare con occhi propri, non cercare di piacere agli altri, ma soprattutto di vedere le cose con piacere, perché è quello che poi rende la fotografia.